Questa è stata una base americana abbandonata negli anni 90. E niente, adesso guarda lo stato. No, ma è spaziale, aspetta. No, da paura. È bellissima, è una cosa allucinante. Quanto venuto a rubare il rame come se non ci fosse un domani. Oh, quella la devi riprendere. La penso la mia gira per i cazzi su. Ma quella che gira ancora. No, no, raga, ma qui è assurdo. È una cosa assurda. Poi un gruppo elettrogeno, l'hanno caricato sul furgone, sul camioncino, sono arrivati sotto, gli sono mancati i freni, però adesso noi la strada non l'abbiamo fatta, sono caduti giù. Sì, e poi hanno fatto razzia. No, ma è comunque, cioè, no, è una figata senza senso proprio. È fighissima. Cioè, è una cosa allucinante. Sarebbe bello salire su. E qua si sono divertiti a rubare il rame, capito? Immagina tu come... Se questa sino agli anni 90 era... c'erano, infatti, ma qui sono... c'erano gli americani. Ma qua si può entrare secondo te? Dove io? Qua? No. Porca puttana. No, allora se ti piacciono queste ti faccio vedere giù. Scendiamo giù. No, ma cioè... di qua, guarda queste, no, è figo, dopo giù ci sono le cucine, ci sono quello che davvero quello, ma rimasto, qui quello che è rimasto delle cucine sempre qua da sì, dove sì, siamo ora dopo nell'altro capannone di giù. Qua è allucinante, è assurdo, eh? Sì sì. Andrebbe o non andrebbe? Oh. Io vado, Vai zio. Vado. Qua dentro? No, là davanti. Ah, lì. Qua ci sono tutti i gruppi. Vedi, qua ci sono i pannelli. Qua. Vieni, i pannelli delle chiavi. Fa vedere. I disegni, guarda che dai. Oh. Sì, vai, tanto è aperta. No. Guarda qua. Ci sono gruppi, ce ne gruppi. Porca, questi sono tutti motori? Sì, vabbè. E qua, tu immagina cosa c'era di rame qua. Si hanno portato di rame. Qua bisogna anche stare attenti a dove si mette i piedi. Sì. È un attimo finire di sotto. Ma guarda che lavori. Ma guarda che pazzino. È una cosa allucinante comunque. E questa era una vecchia base militare? Una vecchia base militare, sì, americana. Questi sono i compressori dell'aria. Era qui. No, cioè, è assurda. È assurda. Play. Guarda qua che bel compressore che c'ha.
Nuovo non ha neanche un filo di rugi. Si può utilizzare. Mamma mia, è uno spettacolo, eh! Secondo me se sali con il spesso e qui serve dopo ma da dove passiamo per andare di sotto in macchina o a piedi? Posso, magari se devo... di qua c'è. Cosa? C'è anche un po' di vento. Non c'è il tunnel. Ah, per il drone dici. Era qua il tunnel, era qua sotto, però mi sa che ha messo di sotto. Sì, no, peccato perché il drone c'è troppo vento per farlo andare. Sì, non va. Sì, no. No, va. Però ho visto che quando lo richiami, cioè se c'è già vento. Va bene. Ah, laggiù bisogna andare. Bisogna andare lì. No, il tunnel è da là, si può scendere o facciamo, dopo risaliamo a piedi. Come vuoi tu? No, se ci si va anche in macchina, andiamoci in macchina. Allora, scendiamo. Qua sotto, vai, andiamo. No, è in macchina. No, però era figo perché c'è tutto il tunnel che scende, lo vedi? Ma facciamo un pezzo di tunnel. Un pezzetto facciamolo, eh. Noi si deve entrare un pezzetto di tunnel. Oh. No, se la macchina l'hai chiusa? Sì. Oh, va? Un pezzetto di tunnel, facciamolo. Questo è un pezzetto. Vedrai che è di qua. Un po' di pruni. Un po' di more. Un po' di more. È un posto che proprio è micidiale. Guarda, lo intravedo di lì un tunnel. Tipo i dormitori? Esatto. Comunque ci sono dei pezzi sui muri che fanno paura. La paura. Cioè. Nessuna paura per i tipi di guerra. di qua sì, vedrai, andiamo a vedere giù di qua. E tu immagina che l'umidità, infatti visa, quello se ti intrippi a pensare a quelle cose lì allucinante. Ma io immagino tutto, io immagino quello, ma io immagino anche sulla cosa. Te lo immagini, cioè quando era in attività come, esatto, come base. Esatto, che c'erano centinaia di militari. C'era uno sportellino, non mi ricordo. Guarda lì, ma hanno preso, saranno tolto, saranno portato. Diciamo, quello che c'era da prendere l'hanno preso. Sì. Perché sono voluti souvenir, diciamo, del posto. No, no. Però qui si fa. No, è micidiale. È figo, eh? Ah, non sì, sapevo sì, che ti piacesse il porca questa rocca. Ma tantissimo. Ma allora ce n'è da girare anche. Infatti se uno va a vedere sul canale indietro ci sono un sacco di video che avevamo fatto Urbex, sì, anche in Toscana, sì. Ma anche qua? Ah, dopo qua c'era il bar, c'era l'area di scoperta. Qua era il bar. Il bar se non ricordo male. Guarda il qua. Il piano bar era questo. No, c'era proprio. Oh no, questo forse era cucina. No, questo però se non ricordo male era un bancone da cucina. Da bar. Guarda qua! Com'era? La sono portati via? Sì, no. Sì, tutti gli scaffalini, gli sportelli sopra. No, questo lo stesso era un'area mensa. Vedi, era un'area. Vedi, ci sono gli archi. Qua c'è la cucina. C'è la lavanderia qua. O la lavanderia forse. Sì. Poi.
Questa è la cugina. Eccolo qua, la cappa. Dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua la cugina. Un quadro elettrico, secondo me funziona, sì, se si dà potenza dovrebbe andare 99 su 100. Non dovrebbe saltare. Qua sono i bagni. Fanno sempre così, da tutte le parti. Da tutte le parti dove sono andati già che avevano le sue vasi c'è merda. Che cosa c'è in quel buco lì? Chissà. Chissà cosa ci sarà. Ok, Vetria. Ci sei, ci lui. Qui c'è un pozzo pieno d'acqua, occhio, eh. Occhio che sono c'è pieno d'acqua in sti pozzi qua. Ma guarda qua, cioè, ma è immensa, eh. Qui l'ho fatto bene, tanto da portare. Qui cosa c'è scritto qui? Indipendenza. È stato fatto dopo. Quindi. Sì. Qui cosa c'è? Vediamo cosa ci riserva. Che sorprese ci riserva questo capannone, eh? Una caviglia lussata se ci entriamo male. Io entro di qua. Vuoi entrare da là? Ormai ci sono. Entra da là, vai. Ma qua vedrai che sono le camerate. Queste sono le camerate. Di sicuro. Qua sono i bagni. Sì, c'è tutto. Come strutturate comunque siano. Sì, ci sono tutti. I cessetti? Verdi addirittura sono. Bene. Sì, occhio, Ma verde militare. Si gocciola qualcosa. Aspetta qui quando cammino io che alzo. Qua non si può dire non ci sia niente di. Ma qua sono. Oh, comunque qua immaginati anche con il drone, entrare con il drone così. Guarda qua che bagni. Cioè non sarebbe brutto, eh? No. Con il drone. Si sbuca il drone. Minchia. Tu immagina, ma dopo qua partiamo a fare la razziata, se questo non avrà mai noi siamo a fare... Sì, gliel'ho detto, Urbans. A fare l'esplorazione. Urbans. Mamma mia. Qua però bisogna stare davvero attenti, perché qua un attimo mettere sì, i piedi. Questi li hanno sollevati perché sotto passano tutti i tubi per togliere il rame, capito? Ti sto dicendo che hanno fatto un bel lavoro. Ti sto dicendo che quelli che hanno avuto l'incidente, secondo me, si sono spaventati parecchio. Perché dopo hanno trovato anche sangue. Perché dopo loro sono fuggiti, capito? Certo. Quindi figurati. Lo spavento. Lo facciamo al contrario? C'è anche una foto, eh? Oh ragazzi, avete visto che figa sta base? È un'ex base militare americana. E il bello della Sardegna è anche questo, cioè abbiamo trovato, ci hanno portato in questo posto sempre grazie ai maestrali, è veramente stata meraviglia. Ci è andata anche di culo perché il drone si è scaricato mentre era chissà dove e per fortuna siamo riusciti a farlo tornare, dai. L'abbiamo recuperato, però dai, bene così, ciao.